E ciao a tutti ragazzi, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati qui su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap per il settimo episodio della sfida agli iscritti. Ragazzi, ieri è uscito il sesto episodio, ovviamente se ve lo siete perso recuperatelo qua sotto, ovviamente è nel canale, cliccando nel canale trovate tutti i video e due video indietro trovate il sesto episodio. Ragazzi, non, ovviamente ragazzi, vede, guardatelo se non avete ancora visto. Quest'oggi ragazzi andremo ad utilizzare il team STR come consigliato, come proposto da voi nei commenti, contro Veget Blue Tech, ragazzi, evento che tra l'altro è uscito qua nel Global, qua di là nel Global, ecco, da pochissimi giorni, davvero da uno o due giorni. Quindi ragazzi, quale migliore occasione per affrontare questo avversario se non in questo, in questi giorni, ecco. Ovviamente ragazzi arriveranno anche video sul Global su come sconfiggere questo nuovo avversario, ovviamente che nel Jap ce l'ho ormai da tempo, che ovviamente ragazzi però nel Global è approdato adesso. Ragazzi, il team è questo, ovviamente quello che abbiamo utilizzato nel video di Freezer e di Full Power Freezer, e ragazzi possiamo andare senza indugio al nostro combattimento. Ragazzi, inizia qui il settimo episodio della sfida agli iscritti, il settimo combattimento, ecco. Passiamo da sinistra, almeno dalla sinistra rispetto a Goku, ecco, però sarebbe la nostra destra. Ok, allora prendiamo tutte, diciamo, qualche key in qua e là, senza prendere danno. Abbiamo 315.000 HP, che non sono affatto pochi per un team full STR, però ovviamente poteva essere meglio, diciamo migliore, ecco, poteva essere decisamente migliore. Lasciamo il nostro LR lì dove è, ovviamente dove è adesso, non fa la 18 così né così, quindi lasciamo il nostro Goku dove era e tutti con la special, dai, almeno tanchiamo un po' di danni qua all'inizio e gliene facciamo altrettanti. Ok, con un bel critico assestato bene dovremmo shottarlo direttamente, niente critico assestato bene, dai, peccato, peccato, peccato. Ok, special e il friend se non mi sbaglio, vabbè, 1.200.000 di critico ragazzi, a posto. Seconda fase ragazzi, Veget Blue fisico con 5 barre di vita. Allora, qui direi di mettere subitissimo il nostro Goku Super Saiyan 4 in prima linea. Tra l'altro il friend, quello di prima era il mio, ecco, ho scambiato diciamo il tutto. Qui diamogli queste orbe almeno da fargli fare la special a lui, che fa parecchio danno tra l'altro, e purtroppo lui non la fa, purtroppo non la fa, ma va bene così, va bene così, perché subiremo davvero pochissimi danni essendo lui un fisico e noi un team full STR. Subiamo davvero pochissimi danni. Ovviamente ragazzi, il team è full super STR, questo Goku ha evaso nella build all'evasione, davvero no, ma cosa cavolo ho preso come amico ragazzi, non l'ho nemmeno controllato. No, ho preso uno che c'ha l'evasione come build. Dai, non è possibile. Dovrebbe avere 20 di critico, ragazzi. Fatemi vedere. 5 di critico. Un Goku Super Saiyan 4 ad ability 2, perché questo è ad ability 2. Se non 3. Infatti è ad ability 3 questo. Dovrebbe avere 20 di critico, questo ha 5 di critico, con 6 di additional e 6 di evasione. Ma cosa cavolo gli è passato per la testa a questo per buildarlo? Cosa cavolo gli è passato per la mente? Vabbè, qui dai, facciamogli la special classica, non possiamo fare altrimenti. Damogli queste due orbe a lui per fargliela fare anche a lui. E queste altre orbe le teniamo da parte per una futura tornazione, anche se cambierà tutto, perché lo shotteremo assolutamente con un special del genere, di questo calibro, sicuramente lo shotteremo. Guardiamo un bel critico e 1.000.000 di critico ragazzi. Passiamo subitissimo alla terza e penultima fase ragazzi, Veget Blue Tech con 6 bar di vita. Allora qui mettiamo il nostro Gohan, perché comunque tankerà leggermente, non tantissimo ma tankerà, quindi non fa mai male un bel tank in prima linea. Qui diamogli queste orb da modo tale da fargli fare la special, e il nostro carissimo Goku fa la special anche lui, che tra l'altro è il friend con l'evasion, che può anche evadere, ma vabbè, è una build che sinceramente non volevo, preferivo il 20 di critico, almeno
mi sparava un critico da 2 milioni a questa fase e sarà già all'ultima 600.000. Come vedete tanchiamo, speriamo anche la special, speriamo di non prendere tantissimi danni. E, oddio, 60.000. Forse con un altro personaggio prendevamo leggermente di più, però anche bene, va bene, va benissimo così. Cioè ragazzi, questo Goku Super Saiyan 4 ha l'ability di un free, ha l'ability di uno che ha l'ability free, perché il 5 di critico ha un STR, ce l'hanno tutti ce l'hanno il 5 di critico, ragazzi. È ridicolo, non è possibile dare quella build a un personaggio che dovrebbe spammare special con danno assurdo tutte le volte. Non è possibile, dai. Diciamo, magari poteva anche non saperlo, come va buildato, però cavolo, c'è da più di un anno Goku Super Saiyan 4, quindi il tempo per buildarlo lo dovevi altro che trovare. Però, non aveva voglia di spendere stone, ecco, ci sta, direi di metterle così. Oddio, così, dai, mettiamole così. Allora, due orbe a lui. Lui non gli facciamo fare assolutamente niente. E le altre orbe al nostro Ezza. Ok, tra l'altro, raga, non so se è vera questa notizia che sta girando ultimamente. Però, anzi, probabilmente sì, sono io che sono ancora un po' scettico, però non possiamo negare i fatti. Arriva probabilmente l'Ezza di Gogeta. Qui abbiamo beccato 110.000 di danno. Non so come sia possibile 110.000 di danno contro Gogeta, ma va bene. Arriva molto probabilmente l'Ezza di Gogeta. No, contro Gogeta, scusate, contro Gohan. Arriva molto probabilmente l'Ezza di Gogeta STR. Ragazzi, un personaggio che già ha full ability, ha quasi le stats, anzi no, ha stats superiori anche a qualche LR, con l'Ezza secondo me diventa una bestia mangiamondi, ma davvero, davvero. Torna alla ribalta il personaggio che tantissimo tempo fa rovinò il meta, perché vi ricordate un anno, due anni fa, quando uscì Gogeta STR? Non so per chi di voi già ci giocava, ma io ci giocavo. Ragazzi, arrivò nel Global, e io giocavo al Global a quel tempo, che rovinò il meta. Rovinò il meta, davvero lo rovinò, perché c'erano tutti i leader lì con Broly, con tutti quei leader lì. Arrivò Gogeta, che diede inizio, diciamo, da lì in poi ci furono i God Leader, però arrivò Gogeta, che nei free end vedevi soltanto Gogeta terzo livello, soltanto Gogeta STR. Davvero, al suo arrivo rovinò il gioco, non tanto per come perché è Gogeta, ma proprio perché era una bestia, ragazzi. Era il personaggio, era l'unico personaggio che ability ovviamente non c'era, però era l'unico personaggio che superava le 10.000 stats di danno e di HP. Davvero, era l'unico personaggio che superava queste statistiche. Non c'era altro personaggio che superava in tutte e tre i 10.000 punti, ecco. Non c'era personaggio, ragazzi. Davvero assurdo, assurdo. Direi di mettere le Yammer, ragazzi, perché ci fa davvero tantissimo danno. Purtroppo dobbiamo lasciare il nostro Gohan lì, perché se no Goku non fa la special, quindi ci siamo abbastanza costretti. Ok, quindi perché vi ho detto questo? Perché secondo me, ragazzi, se davvero uscirà l'Ezza, e a quanto pare esce davvero, ragazzi, arriva un spacca pianeti. Ovviamente non prendetela per 100% questa notizia, perché vi ripeto, già io sono scettico su questa cosa, però a quanto pare, a quanto ho visto, a quanto hanno detto anche altri, dovrebbe arrivare questo Ezza, ma secondo me è un fake. Secondo me, perché non possono fare un personaggio che tuttora è molto forte a full ability, ragazzi, perché diciamolo, fa danni assurdi tuttora che è 2 anni che è uscito nel Jap e quasi 2 anni che è uscito nel Global, quindi non possono fare un Ezza di un personaggio del genere quando già fa danni allucinanti. Adesso, se gli fai l'Ezza, minimo gli aumenti di 3-4.000 le stats. Che va, un personaggio arriva ad avere 22.000 di HP, 22.000 d'attacco. Cioè, supera tutti gli LR, supera di stats, tutti, di base.
e alle R ovviamente di base, perché ad ability, vabbè, no, anche ad ability alcune LR vengono superate dall'Ezza di Gogeta. Cioè diventa un personaggio che lo rivedremo davvero come leader, a parte leader perché ovviamente lo vuole, perché è già bello e tutto, perché la leader skill bisogna vedere un po' come cambierà, perché molto probabilmente potrebbe diventare quella di un leader super, potrebbe diventare oppure sempre la stessa leader, però aumentare sicuramente qualcosa. Però ragazzi, davvero arriva, se davvero arriva quest'Ezza, prepariamoci a vedere nei friend soltanto per il Gogeta, perché ragazzi, se a 15 full ability un personaggio del genere con l'Ezza arriva minimo 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 a 21.000 di danno, 21.000 di HP, attacco e difesa, davvero. Davvero, davvero, davvero. Intanto ragazzi, qui l'episodio 7 della sfida degli iscritti termina qui. Ragazzi, personaggio, stavo parlando ancora di Gogeta. Ragazzi, sfida molto molto bella, è stata molto interessante. Abbiamo utilizzato qualche items, purtroppo, perché comunque era ovvio utilizzarne qualcuno. Questa sfida, ragazzi, di ieri è superata in modo molto molto semplice, anche se ovviamente abbiamo utilizzato qualche item, se vi ricordo. Ragazzi, questa sera non perdetevi il secondo appuntamento, come c'è stato ieri, di Fortnite. Anche stasera purtroppo non uscirà Xenoverse, ma uscirà Fortnite. Se volete davvero che io porti Xenoverse, scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché è arrivato a fine video. Voglio qua sotto nei commenti dell'episodio 7 della sfida degli iscritti, voglio un hashtag, ho scritto Porta Xenoverse 2, hashtag Porta Xenoverse 2. Voglio questo hashtag qua sotto nei commenti, se davvero volete che io porti Xenoverse 2. Se no, ormai porto, ma questa sera porto Fortnite. Però se siete davvero interessati per Xenoverse, scrivetemi qua sotto nei commenti hashtag Porta Xenoverse 2. E niente raga, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un bel like, un commento qua sotto e condividete il video. Qua sotto in descrizione trovate il link alla mia pagina Instagram, se siete interessati fateci un salto. Vi ringrazio per la visione e ciao a tutti!